Salve a tutti cari amici, sono Mario Balì, sono il fondatore del canale Asse Bilancieri. Quest'oggi con un video molto particolare, non è un titolo clickbait, ma la nuda verità purtroppo, perché in pratica questo gentile iscritto mi ha inviato un Seiko SPB 143 J1, orologio che come vedremo costa di listino 1250 euro circa, che aveva un difetto abbastanza grossolano. Aprendolo e sistemando quel problema, quel difetto, purtroppo, ahimè, ne ho notati altri che poi vi farò vedere nel video. Più che difetti, diciamo cadute di stile da parte di Seiko, che su un orologio del genere con quel prezzo, onestamente, non mi sarei mai aspettato. Per il resto, l'orologio è anche rifinito molto bene, è un bel pezzo, monta un 6R35 con 70 ore di carica, quindi nulla da dire sul movimento. Però per quella cifra, visto che lo stesso movimento Seiko lo monta anche su orologi che costano la decima parte di quello che lui ha pagato l'orologio, io mi sentirei da cliente un pochino preso in giro. Va bene? Quindi questa è la cosa. Poi vedremo anche che, benché la sigla dell'orologio sia J1, quindi prodotto in Giappone, in realtà la cassa è made in Cina, purtroppo frutto della globalizzazione, quindi purtroppo vedremo queste cose che mi fanno un po' riconsiderare Seiko. Sapete che io sono un tifoso di Seiko, l'ho sempre elogiata, purtroppo però ultimamente sta avendo delle cadute di stile. Spero che questi orologi facciano parte ancora, come dire, della vecchia produzione, che abbiano preso dei provvedimenti nel frattempo, ma comunque ciò non toglie che l'orologio è bello, secondo me molto sovrastimato per quello che effettivamente c'è dentro, però per il resto rifinito bene, il calibro preciso e poi tutte quelle che sono le nostre considerazioni. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un like, contattarmi sia via mail, Telegram e al numero WhatsApp che vedete apparire qui sotto per altri chiarimenti, e a spuntare la campanella delle notifiche. È molto importante perché vi avvisa sia dei nuovi contenuti e soprattutto anche un nuovo contenuto che è la vetrina, visto che molti si lamentano che la vedono in ritardo. Se voi spuntate la campanellina, vi arriverà la notifica di quando pubblico le mie vetrine. Va bene? Vi ringrazio sempre e vi lascio al video del Seiko SPB 143 J1. A voi il video. Bene, buonasera cari amici, quest'oggi mi è arrivato un pacco speciale che in effetti contiene una riparazione un po' strana. Allora, lo apriamo un attimo, vediamo all'interno. Io già so cosa c'è all'interno, poi vi farò vedere qual è il tipo di riparazione e anche il fatto che l'orologio non è proprio economico, ma costa. E questo, vedete, mi fa male perché sapete che sono un grande estimatore di questi orologi, che peraltro sono di solito perfetti. Ecco, Seiko. Questo è uno stupendo Seiko Sub, orologio dal costo anche importante. Allora, vediamo un po' di che cosa si tratta. O meglio, io già lo so, però naturalmente ve lo faccio vedere, poi lo recensiremo insieme. Eccolo qui, questo splendido Seiko, vi dico precisamente il modello, calibro 6R36, stupendo questo diver, bello, ed è un calibro della serie Prospex. Naturalmente con una vite. Questo orologio ha questo difetto che il proprietario mi ha chiesto di ovviare. Allora, guardate, le sfere sono disallineate. Ecco,
non so se si riesce a vedere, vedete? Portando in pratica la sfera dei minuti alle 12 precise, quella delle ore non è perfettamente allineata. E questo difetto, purtroppo, si ripercuote anche naturalmente per le altre ore. Qui è Vediamo un po' alle ore 6 che cosa succede. Ecco, vedete? Leggermente storta, mentre per le altre ore vale lo stesso. Vedete, alle 7 è disallineato. Vedete? Alle 8 pure. Per il resto è un bel orologio. Allora vi dico anche il modello, perché vi dico la verità, su Seiko, Seiko diciamo produce tanti modelli dalle sigle più o meno simili. È un SPB 143J1. Vi faccio vedere il prezzo di cartellino: 1.250 euro. Vedete? Lui mi diceva che l'ha pagato circa 1.000 euro. E diciamoci la verità, su un orologio che costa tutti questi soldini, bisogna essere sinceri, non si può assolutamente perdonare un difetto del genere. Difetto che poi mi ha fatto venire in mente anche un'altra cosa: l'orologio è stupendo, ha un bracciale spettacolare, una cassa rifinita in una maniera sublime, bellissima. Non dico quasi come un Submariner, perché direi un'eresia, perché su certe cose, però è molto molto bello l'orologio, davvero bellissimo. La ghiera mi sembra in ceramica, 120 scatti precisissimi. E a questo punto ho due quesiti. Allora, il primo, capire un attimo se innanzitutto la data scatta a mezzanotte precisa. Vediamo un po'. Allora, facciamo avanzare un altro po' la lancetta dei secondi, così si vede bene. Ecco qui. Vediamo un po'. Errore abbastanza imperdonabile, sono pochi decimi di millimetro però. Allora, la data è scatta un po' prima della mezzanotte. Allora, cosa andremo a fare su questo orologio? In effetti andremo a rimuovere le sfere alla mezzanotte e riposizionandole in modo corretto. Questa operazione con questo tipo di orologio è anche facilitata, perché avendo il fermo macchina non c'è la possibilità che queste sfere in effetti guadagnino un po' di movimento, perché una volta con il fermo macchina, diciamo, ed è mezzanotte precisa o mezzogiorno precisa, le sfere non si muoveranno. Diversamente, a volte quando i movimenti non hanno il fermo macchina e ci si mette più di qualche minuto per regolare le sfere, potrebbero queste avanzare e quindi essere poi disallineate. Quindi faremo questo lavoro. Il proprietario lamenta anche una imprecisione di marcia, mi diceva sui 20 secondi al giorno. Il calibro è il 6R35, quindi lo stesso del Seiko Sumo, e mi è venuta una curiosità a questo punto di prendere il mio Seiko Sumo e vedere se le sfere sono anch'esse disallineate. Per il resto l'orologio è stupendo, guardate questo vetro zaffiro bombato, che cos'è? Stupendo. E anche la rifinitura, poi faremo una recensione più approfondita di questo splendido segnatempo. La carica è molto bella, fluida, ma l'orologio è nuovo, è ancora pellicolato, ed è davvero molto molto bello. Tra l'altro forse l'avrà indossato 5-6 volte, ma è molto molto bello, davvero. Sono rimasto colpito. Sapevo di avere, che mi stava arrivando un orologio, diciamo, qualitativamente eccezionale, e mi dispiace per questo piccolo inconveniente, che probabilmente alla Seiko non avrebbero neanche valutato, forse. Però
è un peccato perché l'orologio è davvero molto molto bello, quindi dovremo innanzitutto proteggere il fondello nell'apertura perché non voglio assolutamente fare segni, inciderlo, orologio mai aperto, e soprattutto fare attenzione naturalmente al quadrante, metteremo tutte le protezioni del caso. Allora, proviamo a sistemare questo difetto di questo Seiko SPB. Come vi dicevo, ho aspettato di avere il banco libero perché è un orologio nuovo e anche, oserei dire, di valore, quindi mi dispiaceva di graffiarlo o comunque metterlo insieme agli altri, confonderlo. Vi ricordo, questo orologio ha praticamente una scalibratura nelle lancette, nelle sfere. Quindi praticamente quando segna le 12 la lancetta dei minuti, quella delle ore non è perfettamente allineata, come vediamo, con l'indice sul quadrante. Quindi un difetto abbastanza purtroppo dozzinale. Andiamo quindi a vedere, ecco, noi faremo una cosa sostanzialmente: toglieremo le lancette e le riposizioneremo allineate agli indici del quadrante. Quindi niente di difficile, però l'orologio è nuovo, ma è aperto, ancora le pellicole adese sul fondello, e quindi bisogna fare particolare attenzione. Allora, la prima cosa che andiamo a fare è quella di togliere il bracciale dalla cassa per poter lavorare più agevolmente. In questo caso siamo avvantaggiati perché la cassa è forata all'altezza delle anse, quindi è più semplice rimuovere il bracciale in acciaio. Bracciale naturalmente in maglia piena, anche i finali sono pieni, quindi la qualità, diciamo, nel materiale c'è, però poi dopo vedremo che ci sono delle cose che lasciano davvero a desiderare, visto che si tratta di un orologio che di listino fa 1200 euro, quindi sono cose piuttosto gravi che poi vedremo insieme. Riponiamo il bracciale al suo posto e questa è la cassa dell'orologio. Adesso andremo a fare un'altra cosa. Allora, prima cosa devo indossare dei ditali di lattice per evitare di segnare la cassa e proteggeremo il fondello per l'apertura in modo da non graffiarlo con la chiave in alcun modo. Io di solito sono abbastanza delicato, però sapete che l'incidente è dietro l'angolo e quindi andiamo a proteggere con un po' di nastro carta il fondello, così da in effetti evitare qualsiasi tipo di danno. Allora, apriamo il fondello dell'orologio e vediamo un po' all'interno che cosa c'è. C'è una vecchia conoscenza, il 6R35, ecco, io lo apro con un bastoncino di legno perché comunque voglio evitare di segnare in qualsiasi modo il fondello. Ecco, apriamolo, vediamo un po' che cosa si nasconde all'interno. Purtroppo già più o meno so quello di cui parliamo, quindi sarà scoprire la dura verità. Fondello che ha un bello spessore, una filettatura abbastanza importante, eccolo qui, e notate all'interno che c'è scritto China Case, la guarnizione è appoggiata sulla cassa. Il fondello è molto bello, eh? Rifinito bene, tornito bene, è davvero, davvero fatto bene. Purtroppo quello che invece è importante, no, nel senso che il movimento è un 6R35 con 70 ore di riserva di carica, però soltanto il rotore, come potete ben vedere, è rifinito un po' meglio del resto del movimento. Il movimento è quello che potrete trovare anche sugli NH35, ha la stessa finitura, gli stessi materiali. In questo caso vi devo dire la verità, mi sento un po' preso in giro perché è come avere una bella carrozzeria, magari di una Ferrari, aprire il cofano e trovare il motore, magari di una 127. È abbastanza antipatica questa cosa. Andiamo quindi ad aprire la corona a vite e a togliere la tige, l'albero di carica, e poi a estrarre il movimento dall'interno della cassa. Avrete visto senz'altro anche il fermamovimento dell'orologio all'interno della cassa è in plastica ed è lo stesso fermamovimento che montano gli SKX e i Seiko 5 più economici, e questa è davvero una cosa imperdonabile, ci tengo a sottolinearlo. Mi dispiace per Seiko perché ci tengo, ma voglio deliberatamente distruggere l'immagine di questo orologio. Non è possibile prendere 1200 euro da un cliente e rifilargli un orologio con un movimento, tra l'altro economico,
che ha l'anello in plastica all'interno, simile ad un orologio da 100 euro. Quindi mi dispiace per Seiko, perché è una casa che stimo tantissimo, ma la qualità in questo caso è scesa davvero, davvero in basso. Mi spiace davvero. Allora, con la pinzetta andiamo a svincolare quello che è purtroppo il fermo a movimento, che come vedremo è qualcosa di abominevole su un orologio da 1200 euro. E poi prendiamo un po' di carta velina per appoggiare il movimento, giriamo la cassa e il movimento rimarrà sul cuscino che abbiamo posizionato precedentemente. Allora, prendiamo un po' di carta velina, ecco qui, giriamo il movimento, anzi la cassa, e il movimento resta sul cuscino. E poi andiamo a fare l'operazione che abbiamo appena descritto, cioè quella di riallineare le sfere. Installiamo di nuovo la corona, l'albero di carica con la corona, in modo da poter riallineare le lancette e quindi poterle poi togliere con il cavasfere. Allora, a sfere allineate si vede ancora meglio il difetto che dicevamo, anche se, devo essere sincero, è di decimi di millimetro, però, come mi diceva il proprietario dell'orologio, su un orologio da 1200 euro è imperdonabile una leggerezza del genere. Allora andiamo a togliere le sfere con il cavasfere, mettiamo prima la protezione per il quadrante per evitare assolutamente di graffiarlo. Ecco, queste protezioni costano pochi centesimi, ma davvero salvano il quadrante e ci permettono anche di lavorare con una certa libertà. Ecco qui, infiliamo al centro della ruota ore e poi andremo a togliere con i cavasfere a leva. In questo caso ho scelto quelli anziché il presto per compiere un'operazione più delicata possibile. Ecco qui, sistemato il proteggi quadrante, la protezione per il quadrante. La giriamo in modo da avere la superficie protetta quando andiamo a appoggiare i cavasfere e poi agiamo con le due leve in modo da togliere le sfere senza danneggiare nulla, senza fare alcun danno. Ecco qui una leggerissima pressione per toglierle. Faccio sempre molto piano, vi ripeto, perché l'orologio è nuovo. E abbiamo tolto le sfere. Adesso, una volta posizionate le sfere in un contenitore di plastica, togliamo la protezione del quadrante. E poi dobbiamo fare una cosa molto importante per poterle riposizionare bene, assicurarci che tramite la corona di carica, girando chiaramente la ruota ore, di far scattare la mezzanotte a mezzanotte precisa, quindi di far scattare il datario a mezzanotte precisa. E questa cosa qui la possiamo fare prima di montare le sfere, quindi giriamo le sfere, la ruota delle ore per 24 ore in modo da far scattare la data. Io di solito è un'operazione che per vedere come scatta la faccio addirittura due volte, proprio per essere il più preciso possibile. Basta rallentare in prossimità della mezzanotte, ce ne accorgiamo perché poi il disco del datario inizia ad avanzare. Ecco qui. Adesso possiamo rimontare le sfere facendo molta attenzione. Allora, prima di fissare la sfera con il calcasfere, in effetti metto una lente a 15x e allineo con un bastoncino di legno, sempre per non graffiare il quadrante, la sfera perfettamente al centro. Questa è un'operazione molto delicata perché poi dobbiamo fare in modo che nel momento in cui calchiamo la sfera con il pressasfere, ecco, in questo momento la sfera non si deve muovere dalla sua sede, quindi è un'operazione da fare in maniera molto molto delicata. Centriamo ulteriormente a vista perché poi la regolazione dalla corona di queste sfere non è proprio precisissima, quindi io immagino anche che il tecnico che regola l'orologio e che installa le sfere in fase di assemblaggio, in effetti possa in qualche modo, come dire, prendere qualche cantonata, però quello che non ammetto, vi ripeto, che su un orologio da 1200 euro non ci sia neanche un controllo di qualità per capire se il lavoro è fatto bene. Installiamo la sfera dei minuti, sempre con lo stesso metodo. Ecco, io faccio questa mossa magica di poggiarmela sulle nocche delle dita per girarla, per evitare proprio di graffiarla. La punto proprio leggerissimamente con la pinzetta e poi con il calcasfere posso definitivamente pressarla, sempre con, vedete, con la mia lente a 15x, la centriamo prima per bene e poi possiamo in effetti
pressarla in modo da fissarla alla ruota dei minuti o al rocchetto calzante, che dir si voglia. Ecco qui. Facciamo un breve passaggio, mi sembra precisa, poi dopo la vedremo e non vi preoccupate, adesso il campo è coperto dalle mie dita, però dopo vedremo per bene l'orologio, quindi vedremo anche se il lavoro è venuto bene. E adesso possiamo mettere la sfera dei secondi, che è l'ultima, una volta dopo aver controllato la sfera dei secondi, che è l'ultima, e in effetti completare il lavoro chiudendo l'orologio, togliendo eventuali granelli di polvere, chiudendo la cassa e poi facendo le altre operazioni che conosciamo bene. Adesso andiamo a installare la sfera dei secondi. Ok, lavoro quasi terminato, adesso non ci resta che girare il movimento, appoggiarlo sul portamovimento, togliere l'albero di carica con la sua corona e posizionare il tutto nella cassa. Allora, questo è un movimento del tutto simile al 7S36, che è l'ultimo che mi viene in mente, quindi proprio molto simile, neanche rifinito, neanche meglio, soltanto il rotore è leggermente più lavorato. Questa è la cassa, bel vetro zaffiro. E adesso andiamo a posizionare il movimento al suo interno per poi rimettere albero di carica, corona e chiudere l'orologio definitivamente. Ecco, togliamo eventuali impronte o pelucchi che si sono posati sul movimento, visto che, come vi dicevo, l'orologio è nuovo, però sono stato davvero attento e bravo in questo frangente. E vi faccio vedere un particolare del fondello, che davvero mi ha lasciato un po' con l'amaro in bocca. Ecco, in questo fondello c'è scritto, vedete, Seiko Time Corporation China Case WP. Quindi vuol dire che questa cassa è fatta in Cina. Peccato, perché spendiamo 1200 euro e siamo convinti di avere un orologio made in Japan. Però, comunque. Allora, chiudiamo un attimo l'orologio e rimettiamo anche il suo qui la protezione per dare proprio giusto un tocchetto di chiave senza serrare alla morte perché non serve, e così poter assicurare anche l'impermeabilità all'orologio. Visto, vi ripeto, l'orologio è nuovo, guarnizioni nuove, basta serrarlo leggermente fin quando il fondello non tocca la guarnizione, quindi senza grosse forze in gioco. Allora, l'orologio è chiuso, rimettiamo al suo posto anche la pellicola sul fondello, che non serve a nulla, ma l'orologio è nuovo, vi ripeto, ed è un peccato perderla, visto che c'è, è una protezione in più. Ecco qui, la mettiamo dritta, se no poi ci dicono che abbiamo lavorato male. Ecco qui, in questo modo. E poi installiamo il suo bracciale, poi lo andremo a vedere da vicino e vi farò vedere purtroppo, tutti i difetti di questo pur sempre splendido orologio. Allora, andiamo a recensire questo orologio, anche se sono sicuro che dopo qualche pecca, qualche caduta di stile che vi ho elencato, forse probabilmente non lo acquisterete più, mi dispiace. Però devo essere sincero, esteticamente come materiale l'orologio è molto appagante, non è brutto, anzi, esteticamente è bello e i materiali sono anche all'altezza, peccato per queste cose. Allora, modello SPB143J1, calibro 6R35, prezzo di listino 1250 euro, quindi un orologio che non costa proprio poco, soprattutto se confrontato con il mondo dei vintage e dei secondi polso. Veramente si può comprare con queste cifre tantissimo. Allora, andiamo a vedere l'orologio da vicino. Allora, l'orologio è un 40 mm, 41 per l'esattezza, corona esclusa. Una bella ghiera ginevra a 120 scatti. Allora, vetro bombato in zaffiro con trattamento antiriflesso. Il bordo della cassa è lucido è satinato, scusatemi, con questo bisello lucido sopra che dà risalto. Il bracciale a maglia piena, come abbiamo visto, lucido lateralmente e satinato in stile Submariner. Allora, andiamo a vedere subito un primo difetto di questo orologio, che è praticamente la perla di materiale luminescente all'interno del triangolino ad ore 12 della ghiera, che come vedete non è perfettamente centrato. Quindi davvero errori proprio madornali. Scusatemi se agito l'orologio, ma purtroppo
Ci metto molta enfasi quando elenco i difetti di questo orologio, che sono davvero gravissimi per il tipo di orologio, per il prezzo e il pubblico a cui esso si propone. Per il resto, l'inserto in alluminio è molto bello, la ghiera ha un'ottima manovrabilità sia con i guanti che a mani nude, la corona riesce ad essere afferrata saldamente senza grossi problemi, non è logata, quadrante e sfere sono rifiniti discretamente e il vetro è molto bello, il fatto stesso di avere un quadrante con una finitura opaca rende il vetro diciamo più limpido e come dire ci aiuta ad evitare riflessi fastidiosi soprattutto in immersione in condizioni di luce molto forte che potrebbero davvero dar fastidio. Le anse come vedete sono forate ai lati per poter installare rapidamente un cinturino in gomma e il bracciale è fatto discretamente bene con questo inserto micropallinato nell'apertura per evitare di graffiarlo con le unghie o con qualcosa. E anche la chiusura alla clasp è molto bella, vedete in acciaio piena, sicuramente superiore agli altri Seiko della serie 5 e anche della serie Prospex, se mi consentite, però comunque niente che possa giustificare 1250 euro di listino per questi difetti così gravi, di cui uno abbiamo dovuto intervenire, siamo dovuti intervenire all'interno dell'orologio, aprirlo e in effetti a porre rimedio a questi difetti molto molto importanti. La ghiera ha una bella tornitura, come vedete, i numeri anche sono incisi bene. La finitura non è né lucida né matta, è un traslucido molto particolare che somiglia tantissimo, a dire il vero, al Rolex Submariner vecchie referenze, quindi 5513, eccetera, quelli con l'inserto in alluminio. E devo dire la verità, lo imita molto. La satinatura è fatta bene della cassa e del bracciale, una micro satinatura che sembra quasi essere, come dire, traslucida, però è fatta bene. E anche il resto dell'orologio è rifinito discretamente bene. Altro difetto, purtroppo questa ghiera la sto martoriando, è il non perfetto allineamento di indici riportati nel quadrante e gli indici riportati nella ghiera. Se vedete questo ad ore 3, davvero ci sono circa 2-3 decimi di scarto, di differenza nell'allineamento. Altra cosa assolutamente grave, quindi orologio bello esteticamente, appagante, ma che non rispecchia assolutamente i canoni a cui Seiko ci ha abituato in relazione alla qualità. Bene, cari amici, che cosa dire alla fine di questo video, se non che l'orologio è carino e bello, però purtroppo ci sono dei difetti molto, ma molto, molto gravi, ok? Quindi a volte noi ci concentriamo su orologi che costano molto meno e ne elenchiamo i difetti. Questo purtroppo mi ha profondamente deluso. Per il resto è bello, è una valida alternativa al 62 Mass o alla riedizione del primo Seiko Diver che costa ben altre cifre, però questo non costa pochissimo. E da premettere che nel mondo del vintage il nostro amico con 1200 euro avrebbe potuto comprare davvero tanto, tanto, tanto in più. Avrebbe potuto prendere Omega, avrebbe potuto prendere Zenith, avrebbe potuto prendere Longines, veramente ci sarebbe stato l'imbarazzo della scelta. Purtroppo questo è il problema di quando non si acquista con la giusta cognizione ed ecco l'obiettivo del mio canale, fare informazione senza voler demolire nessuno, però potrebbe essere un monito a Seiko a innalzare il livello della qualità che ultimamente purtroppo è sceso tantissimo, visto che Seiko ci ha abituato a cose egregie anche con pochi spendendo poco, io mi sento di dire che Seiko qui ha toppato alla grande. Vi do appuntamento al prossimo video, continuate ad iscrivervi al mio canale, lasciare like, spuntare la campanella, l'abbiamo detto all'inizio che è molto importante, e solo chi ha una storia da raccontare può essere raccontato. Ciao a tutti, al prossimo video.